È ovvio che sia Berlusconi sia Veltroni considerano gli italiani idioti. E non solo idioti, ma anche incapaci di fare quattro conti. I due, cioè, si comportano come quei due amanti che in pubblico fanno vedere di insultarsi, di non sopportarsi, perché attanto in privato vanno a letto insieme. Ora, l'inciucio, l'ineluttabilità dell'accordo post-elettorale sta esattamente in questo tipo di sistema elettorale. Fatemi spiegare. Questo tipo di sistema elettorale prevede che il partito più votato in Italia, quindi presumibilmente, così come dicono tutti i sondaggi, il Popolo della Libertà, conquisti il 50%, anzi scusate, il 55% dei seggi alla Camera e quindi la maggioranza assoluta. Se ne deduce che quindi alla Camera molto probabilmente il partito di Berlusconi, Popolo della Libertà, insieme alla Lega, conquisteranno la maggioranza e con il premio di maggioranza arriveranno alla maggioranza assoluta. Significa che potrebbero governare da soli. Al Senato invece la legge elettorale prevede il premio di maggioranza regionale, il che significa che regione per regione il partito che ottiene la maggioranza relativa dei voti verrà premiato con un relativo premio di maggioranza regionale fino al 55% dei seggi disponibili in quella regione. In altri termini, facendo un esempio molto, diciamo così, semplificato, se in una regione, ad esempio la Lombardia, ci fossero disponibili 100 seggi e se in quella regione il Popolo della Libertà insieme alla Lega conquistasse la maggioranza relativa, ebbene 55 dei 100 seggi disponibili in quella regione sarebbero attribuiti a Berlusconi, Bossi e ai loro ovviamente partiti. Ora, capite che tale meccanismo non assicura la maggioranza in Senato, perché un partito, uno schieramento può avere la maggioranza in una regione, ma può benissimo succedere che nella regione vicina la maggioranza sia all'altro partito, per esempio molto probabilmente in Toscana il Partito Democratico avrà la maggioranza, e così che alla fine della conta può risultare che i due partiti, quindi i due schieramenti che fanno capo al Partito della Libertà e al Partito Democratico, arrivino al Senato con una differenza stretta o comunque non tale da consentirgli di governare con la maggioranza assoluta. Ora, chi si intende di numeri ha già calcolato le probabilità. Chi si intende di numeri e si intende anche di sistemi elettorali. Ebbene, le probabilità che Berlusconi e il suo schieramento, compresa la Lega quindi, conquisti la maggioranza assoluta e quindi che possa governare da solo al Senato sono dell'ordine del 15%. Dall'altro lato, la possibilità che il Partito Democratico conquisti la maggioranza assoluta e quindi possa governare da solo, insieme a Di Pietro evidentemente, sono dell'ordine del 5%.
Va da sé quindi che nella maggioranza, anzi nella stragrande maggioranza dei casi, nell'80% dei casi, i due schieramenti non avranno la maggioranza assoluta in Senato e quindi saranno costretti a fare delle alleanze. Questa non è un'opinione, questi sono numeri e i numeri non hanno opinioni. La domanda ovviamente è: con chi possono allearsi? Berlusconi potrebbe allearsi con Casini, col centro, l'UDC, cioè, già che l'alleanza con la destra, la Santanchè e Storace, direi che al Senato è parecchio inefficace, giacché sarebbe molto improbabile, per dire impossibile, che la destra conquisti la maggioranza in qualche regione o che superi lo sbarramento dell'8% per aver accesso ai voti, ai seggi, scusate. Quindi è molto improbabile che la destra, Santanchè e Storace, possa in qualche regione superare la percentuale dell'8% che gli darebbe diritto a qualche seggio. Quindi, scontato che la destra con quasi certezza non prende seggi, resta Casini e l'UDC. È assai improbabile che anche l'UDC conquisti qualche seggio, e se per pura, diciamo così, finzione statistica dovesse conquistare qualche seggio, comunque parleremo 2, 3, 4, 5 seggi, non abbastanza, molto probabilmente, per fare ma la maggioranza insieme a Berlusconi. Dall'altra parte è probabile che la sinistra arcobaleno possa conquistare qualche seggio al Senato, ma è assai improbabile, perché significherebbe uno sputtanamento epocale, perché Berlusconi possa fare un'alleanza con la sinistra arcobaleno. In questo paese, e con Silvio Berlusconi in particolare, non ci stupiamo più di niente, ma questa francamente sarebbe veramente troppo. Non resta che l'alleanza tra il Partito Democratico e il Popolo della Libertà. Non perché lo dico io, perché già nei numeri è già scritto che Berlusconi e Veltroni devono fare un accordo post-elettorale per governare. E quindi il teatrino attuale, le offese lievi che si scambiano attualmente, sono semplicemente fumo negli occhi per quegli allocchi, questi stupidi italiani che ancora credono a sta storia di destra, sinistra, Berlusconi, Veltroni, eccetera, i quali se la ridono alla grande, perché è già tutto deciso. Questi numeri praticamente hanno già deciso come andranno le elezioni e che cosa bisognerà fare dopo le elezioni. Chi non ha capito questo non ha capito niente e ancora si ammucca, come diciamo noi in Sicilia, le straordinarie palle che gli raccontano per prenderlo semplicemente per il culo. Quindi chi va a votare dà adito a questa gente di ridere alle sue spalle, perché ancora una volta gli italiani dimostrano e dimostreranno che di fronte all'evidenza continuano a farsi pigliare per il culo.